viene abbastanza semplice dire che rispetto alla valutazione allo scenario nazionale delle cose che sono state fatte e delle questioni che bisogna assolutamente cambiare e migliorare, ci siamo d'accordo, poi dirà meglio Giovanni per quel che riguarda noi, il nostro impegno. Sulle questioni regionali, a me sembra che noi siamo veramente in mezzo al guado e non abbiamo ancora capito quali sono i possibili interventi concreti che si possono prendere nel breve periodo per aiutare i due fronti che anche voi avete posto questa mattina, il fronte più emergenziale della tenuta nel breve, comprese le gestioni delicate che spettano in parte alla regione su tutto il fronte degli ammortizzatori sociali, della protezione, e il fronte delle politiche di investimento. La legge che Raimondi adesso citava, la famosa legge di Cresci Lombardia, guardate, io firmo se produce un centimetro in più di iniziativa positiva per aiutare, ma è fumo. Basti pensare che c'è su 0 euro. Allora è un po' un controsenso, no? Adesso non guardatela dal lato di chi fa opposizione, questa, ma il fatto che ci sia una legge che si chiama Cresci Lombardia, che ha il capitolo risorse, c'ha 0 euro, vorrà pur dire qualcosa. È come il piano Italia della regione. Allora io non voglio fare polemiche, dico solo che bisognerebbe provare a concentrare gli sforzi su 2 o 3 cose rilevanti e non invece fare leggi omnibus come questa qua regionale che c'è dentro di tutto. Si parla di tutto ma poi alla voce risorse 0. Secondo me su questo fronte non siamo ancora arrivati anche a livello, diciamo, di iniziativa regionale a capire come, ad esempio, su piattaforme territoriali come questa provincia, che ha un suo modello, una sua, noi facciamo un'operazione di concentrazione degli sforzi per vedere se qualche investimento estero, soprattutto perché gli investimenti locali Gheringa riesce ad arrivare qui sulla base anche delle suggestioni e delle cose che voi e il sindacato in generale ha messo sul tavolo. Il fatto che si possa ragionare ad esempio di come trattare le aree dismesse, secondo me, mi permetto di dire, non tanto sul fronte dell'housing sociale, perché su quel lato lì, a parte che ci sono già iniziative in corso che io privilegerei, penso in questo caso anche all'intervento di Regione Lombardia con Fondazione Cariplo, Cassa Depositi Prestiti, su quel fronte lì specifico, ma ad esempio sulle aree dismesse che possono avere ancora un contenuto produttivo, si prova a fare un'operazione di concentrazione degli sforzi e di rappresentazione di queste possibilità fuori? Non vi dico una roba che qualcuno non ha provato. Comune di Torino, è un'altra storia, ma per citare un esempio, Comune di Torino, città di Torino, ha fatto questo mestiere qui 4 anni fa, ha identificato 4-5 aree dismesse di Torino e si può capire che cosa sono, ha vocazione produttiva, ha organizzato Comune di Torino, Regione Piemonte, Camera di Commercio e un po' di istituti di credito di un certo peso, non mancano nemmeno qui, un roadshow internazionale, è andato in Asia, sono andati in Asia, loro non hanno aspettato altri, hanno raccolto un po' di disponibilità di investitori stranieri e adesso stanno trattando la ricaduta concreta di quelle ipotesi di lavoro nella città di Torino. Se voi andate a Torino, vicino alla stazione di Porta Nuova, c'è un'area industriale enorme che verrà gestita probabilmente con un grande accordo di programma in questa logica. Allora, siccome noi non siamo da meno come sistema territoriale, la domanda che io mi pongo è se noi possiamo fare insieme, ovviamente con i partner istituzionali forti di questo territorio, questo tipo di mestiere. Perché agire solo sul breve e sperare di tirare la coperta per quel che c'è? Non sono un esperto, magari mi sbaglio, ma credo che sia poco, sia molto insufficiente.
Quindi sul lato degli investimenti io proverei a fare questo lavoro. E perché non va bene l'impostazione della regione? Perché non arriva lì? Perché non arriva lì? Perché anche sui casi concreti che abbiamo gestito, abbiamo visto l'indesi, al punto vero, non ci arriviamo mai. Io ho paura di parlare di modello Bergamo, se posso dirvi la verità, perché non vorrei che fosse ancora una volta una cosa che ci raccontiamo tra noi per dirci che tutto sommato avanziamo nelle nostre relazioni, ma poi quando devi stringere non arriviamo mai al punto. È un problema per tutti, cioè anche per noi, per cui proviamo a capire come guardare queste esperienze pratiche e proviamo a ipotizzare degli scenari. Sul pezzo della cassa integrazione e le cose che dicevi tu rispetto alla gestione della regione, noi abbiamo chiesto all'assessorato, come avete fatto voi, di avere un punto della situazione, perché lì c'è una gestione di tempistiche che non va bene, non funziona assolutamente, per cui su questo io mi riprometto di dare una mano per come posso. C'è attenzione anche sul lato regionale, io non voglio dire che discutiamo solo noi di queste cose e di là c'hanno solo problemi, c'hanno i loro problemi, ma mi rendo conto che non è facile nemmeno per loro dare delle risposte, però bisogna stare su questi fronti, perché sennò già la situazione è complicata di per sé. Se non curiamo nemmeno i tempi di queste poche risorse che vanno dritte dritte sui lavoratori e sulle famiglie, diventa ancora più tragica la situazione, per cui io proverei a fare questo lavoro qui. Sono molto d'accordo sui contratti di solidarietà, cioè secondo me qui c'è anche qui, voi poi tradizionalmente avete sempre spinto, io sono perché si trovi un meccanismo per incentivare totalmente questo strumento, perché tra lasciare a casa e provare a ridistribuire in una logica anche solidale il lavoro che c'è, non avrei dubbi, e lì sì bisognava anche immaginare come la regione poteva ulteriormente sostenere questa cosa qui, se poteva farlo in termini legislativi. Abbiamo provato a porre il tema, ha guardato all'altra parte.